Ebbene sì, ragazzuoli, penso ormai di avervi raccontato circa il 90% della mia vita privata. Ormai sapete veramente tutto su di me. Ma non sapete ancora una cosa che non vi ho ancora raccontato e vi andrò a raccontare oggi. E vi farò soprattutto vedere. Ebbene sì, raga, il mio canale YouTube è nato come un canale di canzoni. Infatti la mia passione era quella di fare il cantante da grande, non ve l'ho mai detto, oltre che il calciatore era anche quella di fare il cantante. E il mio primo video su YouTube, prima ancora del mio primo video del canale che avete visto, era una canzone che ora è privata, messa non in elenco, ovvero la posso vedere solo io, e oggi ve la andrò a far rivedere. Diciamo, meno male che non ho continuato la strada del cantante, ero veramente pessimo, e oggi ci sarà un sacco da ridere perché andremo a ascoltare proprio la mia prima canzone. C'è anche il videoclip ufficiale e ovviamente posso solo vederla io e oggi la condividerò con tutti. Raga, è troppo imbarazzante questa cosa. Mi raccomando, per un altro video del genere, 20.000 mi piace, lascio un like ora, vi lascio 5 secondi per iscrivervi al canale e lasciare un like. 5, 4, 3, 2, 1. Grazie di cuore se l'hai fatto. E detto ciò, ci trasferiamo sulla postazione e andiamo a vedere questo video imbarazzante. Molto imbarazzante. Ho appena controllato, la canzone è del 22 dicembre del 2017. Regà, il cringe qui supererà livelli estremi. Preparatevi, regà. Io adesso vi lascio, veramente. Era solo per mettervi ancora un po' più di hype. Ciao. Wow, ci siamo trasferiti qui. Allora, sono ancora in tempo per annullare tutto, ma non lo farò perché vi voglio far ridere. Ma non c'è niente da ridere perché questo ero io 3 anni fa, come vedete qua sotto, 22 dicembre 2017. La canzone si chiamava Se Stessi e il primo video del mio canale era 8.400 visual, che non erano poche, cioè ora sono poche, però ragazzi, non sono poche. E mi piace, non mi piace, nascosti, avevo tolto la possibilità di vedere i like e i dislike perché erano un sacco di dislike. Ne avevo prese di batoste per questa canzone, raga. Le meritavo però, Le meritavo, però ero convinto. La convinzione ce l'avevo, mi ricordo che ero convinto che questa fosse una grande canzone. Mi sbagliavo alla grande. E niente, poi ragazzuoli andremo anche a leggere i commenti, ma quello alla fine. Vi lascio prima ascoltare questo capolavoro della musica italiana. Mi vado a mettere le cuffie, anche se non lo voglio fare perché potrebbe venirmi il male alle orecchie. E non sto scherzando. Ripeto, Se Stessi, Rimoldino official video. Andiamo qua a vedere, andiamo dentro. Ah, c'è lo schermo intero, parto. Avete 5 secondi da ora prima che parta per lasciarmi un like e un'iscrizione, vi prego, fatelo per me. 5, 4, 3, 2, 1. Grazie per il like e per l'iscrizione. Ora andiamo. Allora. Già qua ho perso un timpano, ho perso un timpano. Ho perso il timpano. Perché ho iniziato riprendendo un albero? Ehi, Rimo. Rimoldino. No, non dovevo farlo. Adesso tutto il web saprà questa cosa. Dov'ero? Ma posso... Ma ero in un laghetto. Ma cosa? Dov'ero? In mezzo alle pantegane. Ehi, Rimo. Rimoldino. Rimoldino. Sì, sì, con i parali degli altri che uccido le scale. Madonna, che cringe. Con i pareri degli altri mi lucido le scarpe. Ero tosto, ero un tipo tosto, Beh, però dai, il videoclip non era male, Cioè, per il mio primo videoclip, Durante questo percorso ho capito molte cose, ma la più importante è quella di chiedere i miei... Allora, il beat, ragazzi, quanto è alto. Mi sto perdendo i timpani. Allora, molto capendo una parola. Ma tu rialzati e inizia a correre. Dopo tutta questa strada per salire in alto, ora ho preso sul collo più dell'amianto. Raga, vi giuro che non sto modificando l'audio, è proprio così purtroppo. È proprio così. Le mie orecchie. No, raga, come ho fatto a pubblicare una roba così? Ma io ero convinto. Ero convinto. Ora ho un peso sul collo più dell'amianto. E non avevo niente sul collo. Guarda. L'amianto. Non c'era niente. No. Vedi tutta la gente al tuo fianco. Si rivela più traditrice di una morte in bianco. Tu non mollare. Che rime. Che rime. Meglio che non commento. Dimostrati più forte. Successo. Ho detto veramente cesso? Forte, perché successo? Ah, successo.
Sentite il flow, il mio flow! Ragazzi, meno male che non ho dietro le porte, l'umiltà ricorda di non perderla, perché è più l'umiltà ricordala. Non riesco neanche a dirlo, raga. Ho totalmente perso le capacità cognitive. Di una perla. Ed è per questo. Uè, salve Shuro, ma come fai? Questo che ho imparato a fidarmi solo di me stesso, yeah. Ritornello, fermi tutti, droppate un like ora che ho paura di perdere l'orecchio. Di me stesso, sì. No, io non sto sentendo una parola, non mi prendi bro, capito? No, non l'ho detto veramente. Il tuo rolli non è la mia portata. Cosa c'avevi al polso? Uno Xiaomi. Il tuo rolli non è la mia portata, sì. Ricalcola la gittata. Ma di che di cosa ero Ma come posso mettere in un testo ricalcola la gittata? Con questo flow ti mostro come volare. Ma con che flow? Ma ero convinto, ve l'avevo detto, io ero convinto. Bella. Le scarpe belle. Essere se stessi è una cosa dei bambini. Ragazzi, ma come ho fatto? Ma l'ho riascoltata dopo che l'ho pubblicata. Non sento le parole. Ma come ho fatto a pubblicare una roba così? Dei matti e dei solitari. Non eri come ero bello felice che... Ah, io, guarda, sto cacciando una hit sul mercato del web. Spaccherò tutto. Poi, ragazzi, l'ambientazione del videoclip. Il videoclip in sé è bello, 1080p già, oi. No, 4K, oh! Oh! Però, ragazzi... Cosa ho detto? Colui che ama, non colui che dona molto. Ritornello sta tornando. Ancora un like. Ed è per questo che ho imparato a fidare solo di me stesso. Di me stesso, yeah. Solo di me stesso, yeah. Solo di me stesso, yeah. Solo di me stesso, yeah. Cosa stavano facendo quei due dietro? Solo di me stesso. Stavo frustando anche. Solo di me stesso, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ma regala autotune. Ma non c'è neanche. E non ho messo neanche l'autotune. Puoi dire... Ho sbagliato l'autotune? Eh no, ero proprio io. Voce proprio... Solo. Mi vergogno, ragazzi. Le frasi, io me le ricordo, ragazzi, me le ricordo, perché comunque il testo l'ho scritto io. Le frasi erano belle, ma non in rima. Cioè, era un testo, tipo un tema argomentativo buttato su una base. Cioè, veramente... Altri invece erano molte, ma fini di attenzione. Ho trovato molte persone che promettevano che mi sarebbero state vicine per sempre. È stato anche un errore di grammatica tremendo. Senti, raga, il beat era delle padelle sbattute contro così. Meno male che ho rimosso questa cosa dalla faccia del web. Però oggi ho deciso di renderla pubblica, quindi... Cioè, pubblica, nel senso... Ormai non è, nel senso, di farci sulla reaction, perché poi il video non c'è più, lo potete anche cercare ma non lo trovate, meno male direi. E dopo aver ascoltato questa divinità della musica, ci tengo comunque a farvi questo piccolo discorso. Vi metterò a schermo intero, ecco qua. Ragazzi, questa è stata la mia prima canzone, il mio primo video su YouTube. E io, grazie a questa canzone, se la si può chiamare, non si può neanche chiamarla canzone, ho ricevuto un sacco di critiche. Ero stato, ragazzi, preso di mira un sacco per questa canzone, sia sul web, gli 8000 persone che per me erano tanti ai tempi. Infatti poi ci sono anche i commenti, che poi ne guardiamo qualcuno veloce, ma anche dai miei amici e da tutto. E ragazzi, e arrivare invece dove sono ora. Io ci ho sempre creduto in quello che volevo fare. Oggi guardate qua dove sono. Ed è questo video che voglio che serva per voi di lezione, per non mollare mai. Perché ragazzi, io sono qui comunque, preso critiche o no, sono arrivato qua. Il mio obiettivo era fare YouTube. Ok, qua in caso era fare la canzone. Il mio obiettivo era fare YouTube. E oggi posso dire di esserci riuscito. Nonostante tutte le critiche, me ne sono sempre fregato altamente. Sono stato preso in giro più e più volte. Ma ora guardatemi qua. E quelli che mi prendevano in giro oggi vorrebbero stare qui al mio posto. Ve lo garantisco, ragazzi. Quindi non mollate e credete sempre in voi stessi. La canzone era appunto così chiamata, Se stessi.
perché io pensavo solo a me stesso e credevo in me stesso. Bella ragazzotti, spero che questo video vi sia piaciuto, che nonostante vi abbia fatto strappare qualche risata sia stato anche di insegnamento per voi. Inoltre ragazzuoli, dopo questa canzone, dopo passati un anno e mezzo, ne ho rifatte altre e sono venuti meglio di questa, assolutamente. Potrebbe vedere, come vedete qua sotto, ciao ciao ciao, che a me piace un sacco come canzone, è venuta bene, mi sono corretto, mi sono specializzato, ho sempre cercato di migliorarmi. Quindi ragazzuoli, è questo che va anche apprezzato, l'impegno e soprattutto il crederci. Io ci ho sempre creduto nelle cose che faccio e ancora ci credo. Quindi ragazzuoli, enjoy, un bel like e detto ciò, andatevi ad ascoltare la canzone ciao ciao ciao, che quella secondo me spacca. Bella boys, e fatemi sapere cosa ne pensate. Bella ragazzi.